Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Guardiani della Galassia, il gioco appunto Marvel's Guardiani della Galassia che stiamo giocando completamente con questo walkthrough, ovviamente tutto in italiano, nel frattempo continuiamo il gioco mentre c'è il caricamento. Dall'inizio alla fine sono in totale blind run, non so come sarà il gioco. Ed eccoci qui, capitolo 4. Inizio del capitolo 4, la regina dei mostri, che abbiamo già giocato in realtà nello scorso episodio. Solamente questo punto in cui arriviamo fino a quella porta lì. La mia sicurezza non è una tua priorità. Ce lo fa rifare, va bene, va bene. Decido io. Decidi tu, Peter. Nel frattempo vi ricordo, mentre i guardiani litigano tra di loro, di lasciare un bel mi piace al video se vi sta piacendo la serie o se vi piace il videogioco, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Noi ovviamente ci iscriviamo sempre dalla parte di Gamora per ovvie ragioni, non fatemele dire perché potete intuirle benissimo. Fanno sul serio. E appunto volevo dare un'occhiata a questi disegni, però sulle pareti, molto strani. Guardiani della Galassia. Mai sentiti nominare. Io sono Groot. Veri mercanti di mostri. Io sono Groot. Che cosa c'è lì dentro? Un mostruoso abominio da mezzo mondo. Il bastardo più cattivo del dentro quadrato. C'è Rocket. Bastardo. Avevamo deciso appunto di vendere per finta Rocket per guadagnare le unità che ci servono per salvare la nostra astronave. La necrobestia, la regina lo accoglierà con favore. Faresti meglio a ripensarci. Va bene, passate. Prima che cambi idea. Una necrobestia? Certo. Fortunatamente non possono vederla. In quella scatola ci finiranno i vostri resti. Necrobestia? È una descrizione accurata. La bestia ha un atteggiamento letale. Mi piace. Ok. Vendi Rocket a Lady Hellbender. Dovesse andare tutto a rotoli. Trabenone, abbiamo il mostro perfetto e un ottimo piano. Posso girare la visuale più di così. Se Lady Hellbender capirà il nostro trucco, la sua vendetta calerà rapida. Che c'è? Dovrei averne paura solo perché ha un hobby in pietà. È solo uno stupido zoo. Non è uno zoo. È l'esercito di mostri di una regina. Possibile che siano solo dei custodi con armi? Non ho mai visto. Possibilissimo, bambolina bella. Ma so come possono ridurre un uomo. Tranquilli. Se si mette male, basta tornare alla Milano. Il tuo piano geniale è fuggire? Piano di riserva, che non ci servirà a nessuno. Non toccare la nostra. È che ci può inseguire portandosi dietro alla fabbrica dei mostri. Come merdina, ma chi se la stanno prendendo? Perché non abbiamo attraccato qui evitando l'inospitale superficie del pianeta? Perché Quill vola come un padunquercio. Ci serviva del tempo per perfezionare un piano a prova di scemo. Lady Hellbender non è scema. Appena il mostro sparirà, penserà che siamo stati noi. Lo penserà, sì, ma non lo saprà. Non al punto di inseguirci. Ah, beh, allora. Galassia, almeno. Cambia tutto. Wow! Guardate che posto! Ho sbagliato professione. La sua imponenza è degna di una guerriera della levatura di Lady Hellbender. Un giorno quella levatura sarà nostra. Ha! Non tua! Vieni qua vicino alla gabbia e ripetilo. Concentrazione, ragazzi. È ora di fare sul serio. Io sono Groot? Vuol dire che devi essere credibile anche tu. Esatto. Capito, Groot? Un teschio di Ghilaron. Quello è un trofeo inestimabile. Prendiamolo. Questo spiega il capo. Inestimabile. Capo, basta con questa furtività. Facciamo una sana, onesta rapina. No! Ok, molto scriptata questa parte, c'è poco da giocare effettivamente. C'è molto da guardare. Beh, tiriamo la gabbia con Rocket dentro. Bene. Non avvicinatevi al trono di Lady Hellbender. Se dovesse avvicinarsi lei, restate immobili. Niente movimenti improvvisi. Adesso ho annichilito davanti allo splendore della mia regina. Risparmi le tue vuote insieme. Perdono, mia regina. Non intendevo offendere. Lo so cosa intendi. Non prendermi per una sciocca. Non sei il primo ad affermare di avere catturato un Tarapan. Dubitate della sua autenticità? Se è davvero ciò che sostieni che sia, dimostrami. Ma perché parla in corsivo quel tipo? Preparati a pagare le conseguenze della tua sciocca ciarlataneria. Posso assicurarvi, ho mia detto, signora? Liberalo subito. Va tutto bene.
Eccola! Ma che figa, tra l'altro! Fate entrare il prossimo e trasferite 10.000 unità ai familiari di quest'ultimo. Parla. Saluti, sono Star-Lord. Drax il distruttore. La rovina del titano pazzo in carne e ossa. Perché se non sbaglio lui nei fumetti è quello che c'è, cioè, uccide Thanos nei fumetti, no? Quale carne? Sono ignorantissimo dei fumetti, quindi potrei aver detto una cazzata. In caso, correggetemi nei commenti tranquillamente. La tua presenza mi onora. Sei molto più piccola di quanto mi aspettassi. Oh! E cosa ti aspettavi, dunque? Forse posso fare qualcosa al riguardo? Ah, improbabile. Lo vedremo, distruttore. So essere piuttosto convincente. Peter Quill. Sospetto che stia flirtando con me. Tu sta al gioco. Falle dei complimenti. Ce la puoi fare? È la scelta migliore. Sei un pessimo negoziatore. Lady Elbender, date le dimensioni della tua arma, deduco che tu sia un'eccellente guerriera. Magari in futuro potrei darti una dimostrazione. Rappresenteresti un avversario accettabile. Dimmi, distruttore, cosa ti porta su Sekhnarf 9? Peter Quill, mostra la creatura. E che razzo era ora? E questo cos'è? Questo? Questo ha anche un nome, sai? E poi parla! È adorabile! Quill, dille di smettere. Quando si prevede che diventi adulto? Se ti sembra adorabile, devi vederlo bere il latte da un piattino. Che? Neanche lo bevo il latte! Ditelo, ragazzi, Rocket non è un amore? Oh, sì. A volte gli attacchiamo nastrini e campanelle alla tuta. Ora il piano è palesemente cambiato. Al posto di far finta che sia feroce, cosa che ovviamente non è, puntare sulla sua carineria. Il porcione è così tenero. Quando si arrabbia? Ok. Ora basta. Ve l'ho detto, io non sono un procione. E non sono carino, porco razzo! Che cosa stai facendo? Piano B, Quill! Ragazzi, parlate dopo, ora fuggiamo! Ed è andata bene. Hai sentita quella? Non valevo neanche due unità per lei. Quindi dobbiamo morire tutti per colpa del tuo ego? Ma che è? È questione di soldi. Soldi che non potremo incassare. Wow, che fortuna. Se proprio la vuoi chiamare tutto glitchato. Non possiamo fermarci. Dove sono i miei droni? Vi ordino di incenerire quei guardiani. E quello cos'è?
cabaret! Muore, capsula fluttuante! Non muore, Quill! Prova qualcos'altro! Ora! Raggio! Agisci ora o periremo tutti! Dobbiamo alzare i tacchi! Allora, scansioniamolo. Drone autonomo in massima sicurezza. Rilevatore, rilevatore, temperatura difettoso. Quill, non perdere tempo. Cerchiamo tutti una via d'uscita. Dobbiamo alzare i tacchi. Come cacchio si fa? Non muore questo, no? No, non muore. Peter, salta! Ok, via. Vediamo di uscire tutti interi da questo posto. Non abbiamo finito. Ma prima i materiali. Sono venuto per i soldi e non me ne vado senza. Io sono Groot. Voglio ripulire il cavo che abbiamo visto salendo. Non dici sul serio? Neanche Peter è così pazzo. Vuoi tagliare la corda o vuoi farci dei soldi? Io voglio uscire viva da qui. Non sappiamo neanche come raggiungerlo, il cavo. Dobbiamo soltanto ritrovare quel grosso tubo con gli ascensori. Che mi dici dell'esercito? Ok, custode Root Ball. Vedremo chi è il vero mostro. I suoi mostri sono... Questo mi sembra che ci sono dei materiali nelle vicinanze. Forza, andiamo! Diamo un'occhiata magari di qui. Posso entrare? La stessa zona, vero? Sì, ma il materiale è qua. Eccoci qui. Datemi molti componenti che ne ho bisogno. Di qua cosa c'è? Collezionabile? Certo che poteva andare meglio, ma palese, dai. Ricordi il colpo ad Arago? Ci siamo salvati per un pelo anche quella volta. Non gli no? Sembra non esserci. Ci siamo nulla. Guadagnati pure quell'arma biologica. Mi sa che là non ci arrivo comunque. Troppo distante, vero? Facciamo un tentativo? Dai. Oh, invece sì. Ma che provo a venire qui? Cosa c'è? Intanto interessante. Ah, vedi, c'è un collezionabile appunto. Palese. Costume di Drax, Guardiani della Galassia 14, ok. Del 2014. Ed ora si torna indietro. Posso far così però da qui. Oppa. Avrei potuto farlo anche prima effettivamente. C'era lo scatolone lì. Allora. Era ora. No, scansioniamoli prima. Ho detto di scansionarli. Bel lavoro, Peter. Allora. Hellraiser, deboli se presi individualmente, trovano forza nel numero. Tendono ad attaccare in massa e colpire al centro dei gruppi per una rapida eliminazione. Easy. Esegui un auto combo con Groot. Ok, l'ho fatto senza nemmeno volerlo. Perfetto. Lo faccio anche gratis. Non sarà la prima che facciamo arrabbiare. Ok, ma io però volevo vedere cosa c'era qui sopra. Ma di che ci sono dei materiali o qualcosa, no? C'è un cavolo qui sopra. Scammato, scammato. Scammatissimo. Creatura ha rovinato i nostri. È una
Vai. L'ho chiamata senza volerlo, devo dire la verità. L'ho chiamata senza volerlo. Dice, lo scontro sarebbe già finito se mi lasciassi scatenare. Se sei più lento della mia spada, io che c'entro? Siete entrambi lenti. Scommetto 50 unità che io e Groot li sterminiamo da soli. Io sono Groot. Ok, saranno anche tosti, ma noi siamo un certo nemmeno. Ragazzi, non è una gara, guardiani vincono insieme. No, no, è una gara, una gara. Ragazzi, fate a gara chi è il migliore, come se foste in una gara di ballo dove chi perde viene escluso. Beh, quei bastardi là fuori vogliono solo farci a pezzi. Se non balliamo insieme, lo scontro finirà male. Chi è con me? Subite la mia ira! Sarà molto divertente! Bel Ciao, c'è Molagna! Bel lavoro, Peter! Eddie Albender esterna le sue emozioni come una catatiana. Mi sa che ti ha appena lasciato, Drax. A questa non le mancano i mercenari. Un piano davvero perfetto. Ehi, sto facendo la mia parte. Una parte di dimensioni ridotte. Scherzi quanto vuoi, ma senza di me non riuscireste neanche ad aprire questa porta. Senza di te non saremmo di fronte a questa porta. Di qua non si passa. Quindi Rocket, ottimo, ha aperto la porta. Tubo, ascensori e quello è il cavo. Non ho detto che sapevo il fatto mio. 5000 unità del Riser che ucciderà i cosiddetti guardiani della galassia. Ok ragazzi, facciamolo. Una catastrofe alla volta. Non hai alcuna speranza, mortiti la lista la prossima volta, Rocket. Cosa avresti fatto se avessi accarezzato la tua, Lasciala in giro! Rovina! Spero tanto che il capo sia pieno fino a scoppiare! E' contento di uscirne vivo con i soldi per la multa! Non potevo lasciare che ti prendesse! Se non finiti, ti aspettavo qualcosa di meglio da questi! Bene, bene, fatto! E uccideteli! Sono questi. Sono ancora il Bender. Scansioniamoli subito. Allora, Hellraiser picchiatore. Brutale spietato, evita l'area d'effetto della schiacciata. Approfittare della schiacciata per contrattaccare. Cali improvvisi di temperatura possono bloccare le giunture bioniche. Cali improvvisi di temperatura? It's possible? Easy. Qui ci va Rocket, giusto? Ne varrà la pena una volta svuotato quel cavo. Non è certo che riusciremo ad accedere ai suoi contenuti. Per un pelo dietro di loro. Devo andare a combattere là per forza, oppure posso esplorare un attimo di qua per vedere se posso magari prendere qualcosa. Quindi posso andare qui sopra? Si attiva? E si va da qualche parte? Non sembra. Ok, andiamo qui. Razza di codardi! Mi dice che ci sono delle... Ah, guarda di sotto. Ve lo dico. Ragazzi, mi sa che non era la porta giusta. Cerchiamo tutti una via d'uscita. Sotto, ovviamente, no? Gli occhi. Quando si scontrerà? Qui il pavimento cede un po' e c'è una specie di tunnel sotto di noi. Gamora riesce a farci un buco. Lusingata, ma non... Magari Drax. Diventeremo carne trita, fate qualcosa. Bravo, Drax. Rallenta quegli affari, Peter. Ecco. Puoi fatto, possiamo prendere questi porta. Materiali. Io non mi bagno di nuovo. Non voglio sentire neanche una parola da te. Avete un modo ben strano di dire grazie. In me non alberga alcuna gratitudine. Va bene, nessuno è perfetto.
C'è chi serviva un titano pazzo e chi è impazzito per dargli la caccia. E c'è chi se la prende, se lo chiamano carino e l'accarezzano come un razzo di Flerken. A me han detto di peggio. E conoscendoti anche tu te la sarai presa un po'. Non sarebbe successo niente se avessimo venduto Groot. Groot non è un pezzo di legno da vendere, ma immagino che il traffico di vite sia una tua specialità. Frena la lingua o te la muzzo. Allora, l'effetto paura della fogna è fatto bene, però che palle camminare così lenti. Groot dice di accomodarvi su un attizzatoio. Io sono Groot? Ok, ok, tutti contro di me, ma alla fine farete la fila per baciare le mie zampe veloce. Collezionabile. Cinque cavalieri dell'apocalisse con Rocket. Il costume di Rocket, appunto, dei cinque cavalieri dell'apocalisse. Ottimo. Silenzio, ragazzi! Forza, ne becchiamo quando arrivano al Gavò. Poi di qua c'erano gli altri da prendere, eccoli lì. Perfetto. Altri materiali. Non mi sembra perfetto. Stiamo andando dalla parte giusta. Sì, verso un'imboscata. L'ennesimo piano perfetto per i guardiani della galassia. Dovevamo vai, salite, ragazzi. Il Bender fremeva per passare la notte con Mister Muscolo. Il mio dono non è in vendita. Il parassita ci deve ancora 12.000 unità. 12.000? Da dove ti esce? Beh, vedi di calmarti perché ci siamo. Un cavo, come promesso. Aspettate un attimo però, perché qua potrebbe esserci collezionabile o qualcosa, Questo cos'è? Statua di Vombagus. Di qua non c'è palesemente niente. Sotto, nada. Andiamo. Un ascensore e filarcela verso la Milano, liberi e felici. Altro combattimento? Ole. Occhio! Imboscata! Sì, da parte dei guardiani. Basta, via! Forse la missione non è un disastro completo. No, quella parte è ancora sbagliata. E ho archiviato un altro con la spina forte. Il Sil, ho fatto il Sil a Gamora. E sapevo che cosa stavo facendo. E siamo uscite vivi. Una degna fine per questa Enrise. Oh, cavolo, hai steso un land spaziale. Vedi? Brutto. Crepa! Boom! Questi è il cosito, godano un attimo! Ah, come se non gli piacesse essere derubato! Sarà un incubo trovare una via d'uscita! Un problema alla volta! Le tue ultime parole? Il tuo debito aumenta, roditore! Sono tutti tuoi appena entriamo! Easy. Vai vai. Vai vai, sodomizziamolo questo. Distruggiamolo. A botte. Cosa gli è successo? Boh, vabbè. Tocca a te, Rocket. Vai in fretta. Ovvio, posso aprire tutte le serrature da qui a casa. Esegui un autocombo con Gamora, ottimo. Nel frattempo però ora io vorrei potenziarmi. Ecco qua, occhio dal ciclone. Star-Lord prende quota con un movimento spirale, lanciando granate contro i nemici sottostanti. Tutti i bersagli coinvolti nelle esplosioni subiscono danni moderati e uno stordimento notevole. Vai. Ma però come si usa questa? Vorrei capirlo. Però vabbè, dettagli. Magari non lo dice ora. Tutti gli Hellraiser al cavò! Però là cos'è? Ahia, yeah, non pensavo fosse un nemico. Si era avvicinato così, in maniera tranquilla.
Aia. Oh, re. Stordito. Posseggono una magnifica propensione al dolore. Vero? Attacchiamo tutti insieme, vediamo se gli piace. Ah, grazie di lontane se carpia. Vai con calma. La madò, mi hanno ucciso. Ma sapete cos'è brutto di questo gioco? È che non ti dice come usare le nuove abilità. Non ti dice come usare le nuove abilità, non ti dà un tutorial. Cioè io ho sbloccato quell'abilità di Quill, ma anche la prima, la raffica di colpi, e non mi dice come usarla. Boh, vabbè. Interessante sbloccare abilità e poi non capire come sbloccarle, no? Giusto per capire, andiamo qui un attimo. Questa, a parte che l'ho sbloccata, però vabbè, il tuo debito viene incrementato per ogni minuto d'attesa. Non mettermi fretta, genio all'opera. Tutti gli Hellraiser al cavò! Oppure metti di fretta e speriamo il bene. E questo va eliminato instant, così. Drax. Ole, crepa. Lady Elmander preferisce la quantità alla qualità. Ehi, c'è un coso, beccati questo. E capita di tutti, per questo. Chi è che spara due cose? Finito, no? Quanto dobbiamo continuare? Le previsioni del ratto sono in alto. Può bastare. Muovete le chiappe finché ce le avete! Mi rametto la faccia, Groot! Lo sono! Rax, porta! Visto? Niente di... Gamora, non si uccidono i compagni. Perché no? Perché c'è scritto sul tuo contratto. Io però non ho firmato niente. Io sono Groot. È soltanto un peso, Peter. Ha! Detto dalla donna più ricercata della galassia. Più l'età. Stessa cosa. Che ne dici di grazie, Rocket? Per averci quasi fatto ammazzare. No, per aver trovato il cavò più schifoso della grande nube di Magellano. Ci avevi promesso un tesoro. I teschi di Ghilaron non hanno prezzo. Direi piuttosto non hanno valore. Ragazzi, ci serve un piano. Concordo, le mie braccia sono vagamente stanche. Fatti forza, Drax. Gamora, tu coprilo. Io e Rocket cercheremo qualcosa di prezioso. Groot,
Non rompere niente! Non può mica esserci solo spazzatura in questo buco. Io sono... Ok, cerchiamo belle, un po'. Non preziose, sono solo lampade, sembrano pure pesantissime. Antico piatto per le offerte, prendiamolo. Buono, ma... Non basta saldare il debito. Le unità sono come acari. Se ne trovi, vuol dire che ce ne sono altre. Ecco fatto. Ancora non basta, ma ci siamo vicini. Esattamente come abbiamo dicevo, anche dei materiali. Non è male questo piano. Neanche tanto bene, però. Oh, sì, basterà pagare la multa. Puoi fermarti. Con quello che ci ha fatto passare, io dico di rovinarla. Cosa ci ha fatto passare? Ora basta. No, dai, era tempo. Beh, ho raccolto un po' di materiali comunque, un po' di unità, niente per male. È sceso il silenzio. Tipo silenzio si dorme o più tipo silenzio di tomba? Decisamente di tomba. Drax, ti prego, dimmi che non ci hai chiusi dentro. Io non ho fatto niente. Sono alquanto impressionata. La creatura dei boschi è più mordente di quanto potessi immaginare. Cercate di godervi il contenuto del mio capo, guardiano. Potrebbe essere l'ultima cosa che vedrete al mondo. È un vero peccato sprecare gas clintariano per degli intrusi così tristemente indegni. E cercate di non sciogliervi sopra al mio teschio di Ghilaron. Dobbiamo trovare un'uscita. Ora! È tanto inestimabile quanto difficile da pulire. Un bel respiro! Chi altro sente caldo? Buttiamoci lì. Il gas continuerà ad arrivare. Congela i letali condotti, Peter Quill! Ah, congela i letali condotti? Aspetta. Dov'è l'altro? Guarda lì. Groot ha ragione. Quelle lampade sembrano molto pesanti. Scansioniamolo. Ok, fatto. E poi tac. Perfetto. Io voglio prendere però gli altri miei materiali. Eccoli qui. Grazie. Qua sopra cosa c'è? Cioè, perché io ho fatto sta cosa, scusatemi. Per qui abbiamo altre unità che prendo Ehi, volentieri. Ho trovato delle unità! Ti sembra il momento giusto per cercare dei soldi? È sempre il momento giusto per cercare dei soldi, Gamora. Non lo sai? Diamo un'occhiata in giro. Razzo, ci sono scongelate qui! Dobbiamo andarcene da qui! Guarda qua. Queste le prendo io. Che cosa? Ok, tutto congelate. Credo. No, manca quella. Ok, e a questo punto direi che abbiamo preso tutto, quindi vai. No, manca questa cosa qui. Un collezionabilino. Ok, grazie. Ma non può appunto rompere la Drax sta cosa? Cioè, è palese che debba farlo Drax, perché non lo fanno? Scansioniamo il teschio? Scansioniamo un po' in giro, ma... Ah, guarda lì, aspetta. Anello debole, punto di la struttura, vai. Non va bene? Può essere deciso con un oggetto affilato. Vai, Gamora, tuo. Riesci a staccare una di quelle lampade? Occhio! Sono ritornati. Ah, li ricongeliamo tutti. Ok, gli abbiamo spaccato il teschio? Sì. Letale si è lanciato. Vai. Drax, lanciala contro quella parete. Con tutte le forze. Boom. Così mi piace, muoviamoci ragazzi! Spero tu sappia cosa fai! Bene, allora siamo in due! In Orisica! Vamos, questo sarà il finale del video ragazzi! Vai, vai, vai! Non inculare Gamora mentre scendi!
morti? Dal sedutore o di qualcos'altro? Sono viva. Lo strato epiteliale è intatto. Rocket, Groot, dove siete? Fantastico, come sempre, Drax. Oh, cazzo. Qualcuno vede un'uscita? Vedo una grande luce. Beh, cerca di non seguirla. Allora, guardiani della galassia, quante volte sarò costretta ad ammazzarvi? Distraila, Peter. Cazzata, eh? Che sfacciati. Aver pensato di poter derubare me. Per la cronaca, il piano non ci convinceva tutti. Grazie, Quill. Vuoi consegnarmi direttamente a lei? Lo sapete? Cosa ho fatto agli ultimi sprovveduti che mi hanno presa per una stolta? Li hai liberati? Niente da fare, siamo in trappola. Lady Elbender! Risolviamola con onore! Ci affronteremo in battaglia! Con onore? La tua offerta è senza senso, distruttore. Non c'è modo di sfuggire alla mia furia! Adesso si ragiona. Abitatore, divorali senza pietà! Attenzione! Eccolo! Il tentacolone. Abitatore del buio. Boss fight. Vai, facciamo questa boss fight e poi finiremo il video. Fra poco sarà davvero morto. Allora, scansioniamolo prima di tutto. Allora, appendici vulnerabili si a portata. I tentacoli possono essere congelati e amputati. I suoi proiettili sono utilizzabili come armi. Ok, ho capito quello che devo fare. Vai Gamora, distruggilo. Quadra verde, inchiodiamo quei dannati tentacoli. Massacriamo il calamaro. Ora, attacco. Non sarebbe male se avesse meno braccia. Schiaccioli. Che cavolo mangia questa roba? La carne dei propri nemici, chiaramente. Dobbiamo ovviamente congelare il tentacolo. Dobbiamo approfittarne. Ok, quello è andato. Sta cercando di curarsi. Vai, disintegralo Gamora grande. Pagherete molto cara. Cosa? No! Proprio ora di sparare qualcuno. Avanti! Ora sappiamo che vostri piacciono a Lady Elbender. Quelli che vogliono mangiarti! Abitatore! Sei stato ferito! Vai! Minchia, ha tempo di record sta boss fight. Ora basta giocare con loro! Ok. Sì, prima di quello grosso ammazziamo questi. No, vabbè, non volevo farlo. Si attiva sempre per sbaglio sta cosa. Però vabbè, sono comunque un boost ai danni, quindi. Ho provato di vincere una battaglia simile, Peter Quill. Ordina agli altri di ritirarsi, così posso finirla da solo. No, se qualcuno deve vincere senza aiuto, saremo io e la mia spada. Allora, non ho regole e noi faremo lo stesso. Nessuno vincerà da solo, siamo una squadra. Ragazzi, e combatteremo insieme. Infatti. Basta con questi discorsi. Siamo una squadra. Uniti siamo più forti. Perché sul campo di battaglia è tutti per uno e uno per tutti. Ed è così che vinceremo stavolta. Chi è con me? Non esageri. Sì! Oh, sì. Forza! Adesso sommergili! Come sommergili? In che senso? Pronto!
bestia si nutre di queste creature gelatinose. Bella consolazione, Drax! Avanti, polpa troppo cresciuta! Cercate di distrarlo! Non sentirti in colpa! Cerca di uccidere! Dobbiamo tirare giù sti cosi, altrimenti è difficile. Guardiamo la terra, avvicinati prima per evitarlo, vai. Vieni su, vieni su. E chissà cos'altro. Tempo scaduto. Mi basta un colpo. Infatti, ma con quanto. Vai, vai. Grande. Manca un tentacolo, vero? Ops, un tentacolino. Distruggi la mia creatura. Non credo che la interessi più. Soverchia lì, creatura. Ok, eccoli. Oh, cavolo, ma perché sono pieni di lame? Chissà, ma non è più un problema. Andiamo a aiutare Gamora, assolutamente, tiramola su. Tutto ok? Vai. Dolore per tutti! No, mi serve solo l'occasione! Eliminiamo questi. Non faccio esplodere qualcosa! Vai! Addosso! Schiacciali! Vale, voglio aiutare Groot. Adesso sommergili. Ora colpisci. Vai, vieni su Groot. Fotosintesi. Sì, stai bene. Ora torna nella mischia. Ora attacco. Dai Gamora, però non morire sempre, tira di su. Oh, finalmente, vai, tutti lì, tutti lì. Non sentirti in colpa. Cerca di ucciderci. Non farà. Ole, finalmente. Io la congelo, tu la fai a me. Beh, continua ad attaccare. Addosso. Soverchia lì. Dai, quanto ci stiamo mettendo? Non credo che la interessi più. Cazzi, andranno nel paradiso delle gelatine. Non lo so, ma è divertente farlo. Ole. Vero? E adesso, Peter Quill, rassegnati. Vai, vai, vai. Vai, vai, appena di ore. Che cosa
che senso? No, è ancora vivo? No, aspettate un secondo, è ancora vivo, ma il video deve finire qui perché sta durando davvero troppo e io devo anche andare un attimo. Quindi, grazie per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare, mi dispiace per questo coito interrotto nella boss fight, ma nel prossimo video ovviamente riprenderemo direttamente da qui, non spegnerò nemmeno il computer, saremo direttamente da qui per finire la boss fight. Grazie a tutti per aver seguito questo video, io vi ricordo di mettere un mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Dalla Shellsphere è tutto, al prossimo video!